Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Carlotta e oggi, come vedete dalle mie condizioni, andremo a truccarci insieme, ma più che altro vi racconterò i drammi della mia esistenza, più che un get ready with me sarà un chiacchieriamo insieme. Quindi niente, rimetto sta cosa perché ce l'ho suda un po' e mi è andata indietro. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina così da non perdervi nessun nuovo video. Detto questo, mi si sta girando pure la sedia. Questa settimana pensavo di mettere più video, in teoria questo già dovrebbe essere il secondo. Comunque adesso inizio a truccarmi, sennò questo video dura un'eternità. Mi avvicino un attimo. Ho una pelle decisamente orribile, ci sono stati vari fattori che probabilmente l'hanno anche peggiorata, quindi adesso vi spiego. Come prima cosa vado ad applicare questo sera la vitamina C che mi è stato dato da Pinalli. Penso di utilizzare anche, oddio ragazzi, è liquidissimo, anche questo periodo per utilizzare un po' i campioncini che mi sono stati dati, che magari non ho il tempo di usare perché se devo uscire devo farlo in fretta, solitamente sono sempre in ritardo e quindi, raga, è un po' impossibile usarlo da dentro qua, mi sta uscendo tutto. E quindi approfitto di questo periodo in cui comunque starò molto a casa perché faccio casa, lavoro, lavoro casa, per provare i prodotti. Al di sopra vado ad applicare il fondotinta di Diego Dalla Palma. Anche questo mi è stato dato un campioncino perché, con i problemi che ho alla pelle, che ancora non vi ho detto tra l'altro, sto testando delle cose per vedere se vanno bene, se mi creano reazione. Perché io mi sono comprata questo fondotinta qua. Spud non abbaia mai, abbaia solo quando io faccio video. Boh, vabbè. Di Clinique, ma non mi fa impazzire, rimane troppo, non so, idratante, lucido, ma allo stesso tempo mi secca la pelle, quindi boh. Tra l'altro, prima di mettere il fondotinta ho toccato il naso, ho sentito che è molto disidratato ancora, quindi vado a mettere, se la trovo, questa cremina qua di Benefit. Ma a me, avevo fatto vedere al contrario, questa qua. A me piace un sacco, la uso spesso perché è davvero super idratante e non so, mi piace proprio la formula della crema. Direi di cominciare a raccontare appunto le mie disavventure partendo da gennaio, così abbiamo il quadro completo della situa. Praticamente a gennaio il tutto è iniziato. Con una tosse allucinante che stavo malissimo, cioè mi svegliavo di notte, non riuscivo a respirare proprio del disagio. E questa è stata la mia prima malattia di gennaio. Ci tengo a specificare che io non sono una persona che normalmente si ammala tanto, sta tanto male. E niente, è venuta sta roba. Però così non riesco a vedermi allo specchio troppo basso per non farvi fare riflesso, ma non vedo un cavolo. Quindi praticamente mi svegliavo di notte, non respiravo, stavo malissimo, una merda proprio. E poi niente, è passato tutto, tutto a posto. Finché poi il mese scorso, quindi febbraio, mi sono riammalata, mi è venuto 40 di febbre, cioè veramente, vabbè, una roba assurda. E mi è durata praticamente una settimana, stava sui 38-39 di febbre tutto il giorno, con la tachipirina, ma la tachipirina presa spesso, spesso, spesso e non mi si abbassava, vabbè. In più avevo un po' di tosse ancora, mi è tornata un pochino di tosse, roba. Adesso io non so se fosse coronavirus perché in realtà mi è venuta all'inizio di tutto questo boom, di tutto questo disagio che stiamo vivendo. Quindi non so effettivamente cosa io avessi, non ho mai fatto un tampone né niente, comunque sono sopravvissuta una settimana e niente. Alla fine di questa settimana usciamo, era domenica, e decidiamo di andare a fare un giro perché io ero in casa dal lunedì morente. Quindi usciamo a fare un giro, andiamo a fare colazione, poi prendiamo la macchina e in una rotonda uno mi taglia la strada.
Io, molto animatamente, gli ho fatto un bel dito medio. Comunque, nel frattempo ho finito di applicare il fondotinta. Devo dire che non è male, anche al tatto non mi dispiace. L'unica cosa è che comunque dove ho le pellicine, non so se riuscite a vedere bene, qua. Lei sottolinea lo stesso, sono molto disidratata, infatti dopo farò un altro video, poi mi andrò a struccare che tanto oggi non vado neanche a lavoro perché ci stiamo un po' alternando e quindi niente, mi strucco e mi farò una bella maschera. Sopra nel frattempo vado a mettere la cipria di Nabla che tra l'altro, se riesco ad aprirla, l'ho finita, ne ho già una nuova però ancora un minimo ce n'è quindi vediamo di finirla. E appunto stavo dicendo che gli ho fatto il medio, gli ho gridato un vaffanculo perché, cioè, mi ha proprio tagliato la strada. Io ero a sinistra della rotonda, lui a destra, quindi sarebbe dovuto uscire a destra. E invece no, ha deciso di proseguire dritto, ma facendo così, cioè, mi stava venendo proprio addosso. Quando ho fatto il medio, questa persona ha deciso bene anche di inchiodare, così che io non avendo più lo spazio, no, come si chiama? La distanza di sicurezza, perché lui me l'aveva tolta tagliandomi la strada, io gli sono andata addosso. Vado a fare le sopracciglia con il gel di Anastasia. Io uso Ebony come colorazione. È scuro, ma in realtà è uguale alle mie sopracciglia. E quindi appunto stavo dicendo, ha inchiodato, gli sono andata addosso e questa persona ha pensato bene di scendere e venirmi a gridare, cioè cose veramente assurde, roba, cioè mi ha insultato come se la colpa fosse mia, chi ti credi di essere, che cosa mi fai il medio, hai visto cosa hai fatto, cioè un sacco di roba, no? Vabbè. A una certa questo sembra calmarsi, così Walter, che era in fianco a me in macchina, sceglie di scendere a parlare perché comunque dovevamo fare una constatazione amichevole. Io non avrei voluto, avrei preferito chiamare subito i carabinieri, comunque vabbè. Walter scende, parla con questa persona, non dico che, cioè si stavano dicendo, hai visto che bella giornata, come... Stavano discutendo sul fatto che comunque questa persona avrebbe potuto evitare di inchiodare volontariamente perché me l'ha anche detto che l'ha fatto apposta, che comunque cioè, non è che era successo chissà che cosa, io avevo reagito al suo tagliarmi la strada, non è che dal nulla sono impazzita e l'ho insultato. Quindi niente, questa persona dal nulla decide bene di tirare una testata a Walter e spaccargli il naso. Io, vabbè. Allibita dalla cosa, ho iniziato a gridare, ho fatto un sacco di scenate perché poi comunque anche Walter ha reagito perché se vi spaccano il naso dubito che stiate lì a guardare l'altra persona. E niente, poi sono arrivati i carabinieri, l'ambulanza, tutti quanti e nessuno, io vi giuro, nessuno ha fatto niente a questa persona. Cioè, o decidiamo noi di fare qualcosa o nessuno farà niente. Non... Boh. In questi giorni non so più cosa pensare del nostro paese. Trovo veramente triste che una persona del genere non venga immediatamente presa, portata in caserma, magari portata in carcere qualche notte, giusto per fargli capire che non è normale fare una cosa del genere, spaccare il naso a una persona che... Non conosci, non sai chi è e obiettivamente non ti ha fatto nulla perché se proprio qualcuno ha fatto qualcosa ero io che gli ho fatto un medio, quando lui comunque tagliandomi la strada anche senza inchiodare avrebbe potuto causare un incidente. Io, boh, veramente ringrazio il cielo che alla fine Walter a questo punto è già stato operato. Comunque parlo, parlo, le sopracciglia sono venute un po' così a cavolo, ma ero presa nel discorso. Vabbè, meno male che non devo uscire. E appunto, alla fine, grazie a Dio, Walter l'hanno operato, il naso a posto. Io non mi sono fatta niente, la macchina l'ho aggiustata e voglio chiudere questa situazione, perché è un brutto, una bruttissima cosa che voglio dimenticare, ricordandomi però di non fare mai più gestacce alla gente, perché la gente non è normale, questo proprio è una cosa che ho capito e imparato. Ultimamente, come vi dicevo, in realtà uso solo l'eyeliner, faccio la base e poi basta. Però
Però dai, oggi vado ad aggiungere un pochino di ombretto. Vado ad utilizzare Topless e Comfort Zone della My Beauty Suite. Suite, non mi ricordo mai come si dice. Comunque, non so perché in questo periodo, boh, non ci sono palette nuove che mi attirano. Non lo so. Sono in un mood un po' così. E quindi niente, questa è stata la mia terza disavventura dopo le due malattie, anche questa. In tutto ciò, il giovedì dopo, questa è una cosa un po', magari molto intima, ma è una cosa che ci tengo a condividere perché magari tante donne potranno capirmi. In questo periodo così, mi sono resa conto alla fine che andando in bagno sul mobile davanti, c'era il mio anello anticoncezionale. Tra l'altro, se volete un video in cui vi parlo anche dell'anello, io lo uso da tantissimi anni, scrivetemi qua sotto che sono super felice di farvelo. E appunto trovo il mio anello anticoncezionale all'interno della sua confezione con l'applicatore in fianco aperto, ma integro, cioè io praticamente in tutto ciò mi ero dimenticata di tutto, pensavo solo a Walter che poverina va al naso rotto. Io che comunque ancora non stavo divinamente, la macchina rotta e mi sono dimenticata di mettere l'anello. Quindi in tutto ciò ho anche rischiato di rimanere incinta. Non che sia un grosso, gigante problema, comunque io e Walter conviviamo ormai da 2 anni. Stiamo bene insieme, non litighiamo veramente poco, però ovviamente ogni tanto ci sta. E però non è il momento, non mi sento pronta. Sento che ancora voglio fare tante cose, voglio prendere casa, comprare una casa nostra, qua siamo in affitto, quindi non è la stessa cosa. Voglio avere già tutto pronto. È un po' da psicopatici, magari, però non mi sentirei tranquilla ad avere un figlio senza avere ancora tutto pronto, tutto pronto. So che poi le cose vengono da sé, si va avanti. Ma se posso decidere, appunto, se devo proprio scegliere, preferisco avere tutto già fatto, essere tranquilla e in tal caso dedicarmi praticamente solo a mio figlio. Quindi niente, è andata così, ma alla fine è andato tutto bene, non preoccupatevi, non sono incinta, niente di che. E infine, ma non per importanza, l'ultima cosa disastrosa di questo 2020 la state vivendo. Ah no, in realtà ce n'è anche un'altra. Vabbè, questa la state vivendo con me che è il coronavirus. Non voglio esprimermi troppo a riguardo. Proprio perché penso che ne stiano parlando già in troppi, troppe cose. Quindi preferisco non esprimermi troppo, ma devo per forza raccontarvi la mia esperienza. Quindi a questo punto metto l'eyeliner e ci vediamo dopo perché non riesco a mettermelo con questo specchio, ho bisogno di specchio, specchio, ho bisogno di specchio grande. Sono andata a mettere l'eyeliner di NYX, l'Epic Ink e sotto una matita nera di Pupa che avevo trovato in una trousse. E ora vado ad applicare il mio mascara preferito del momento che è il Roller Lash di Benefit. E appunto stavo dicendo, lavorando in un bar, io ne sto vedendo di ogni colore. E appunto stavo dicendo, lavorando in un bar, io ne sto vedendo di ogni, la gente non se ne sta a casa. Siamo a mercoledì oggi, quindi ho lavorato lunedì e martedì in cui tutta Italia era già in zona rossa, in cui bisogna uscire solo per le emergenze e a questo punto io non mi capacito del motivo per cui ci facciano tenere aperti, perché non è una cosa essenziale bere il caffè al bar o mangiare la brioche al bar. Penso che sia soltanto un fatto economico che l'Italia non possa colmare i vuoti economici. Comunque vabbè, non parlo troppo di queste cose perché non ne so abbastanza per poterne parlare. E quindi niente, io vedo un sacco di pensionati, un sacco di gente che esce a farsi l'aperitivo perché tanto tanti posti stanno chiudendo, quindi anziché starsene a casa noi alle 6 dobbiamo chiudere, ma alle 3, 2, 3 la gente è già lì a fare l'aperitivo, quindi boh, vabbè. Ma chiudiamo questa cosa del coronavirus e torno alle mie sfighe personali, che tanto del coronavirus sarete già stanchi di sentirne parlare. E appunto, dicevamo,
Il giorno dopo l'incidente io avevo l'appuntamento dal dentista perché ancora non ve l'ho detto, ma devo mettere l'Invisalign. L'Invisalign è l'apparecchio trasparente. Io so che in molti video si vede il mio difetto anche adesso, cioè a parte che i denti comunque non sono drittissimi, ma qua ho un dente troppo in alto. Io lo odio, è un difetto che ho sempre odiato, i miei denti li ho odiati fin da quando ero bambina, proprio. No, se notate io nelle foto non sorrido mai e se sorrido sono da questa parte dove la mia dentatura bene o male è migliore, ma no, cioè è proprio uno di quei difetti che io non posso più sopportare di me. Sono arrivata al punto in cui non mi piaccio. Io so che è una cosa stupida, ma immagino se mi dovessi sposare. Le foto in cui io non sorrido perché ho paura che. Cioè, no. E in più, comunque, i denti stanno cominciando a farmi male perché si stanno iniziando ad accavallare. Quindi sono andata a sentire in uno studio vicino a casa mia, che è consigliato tra quelli sul sito di Invisalign. E ovviamente ha un costo elevato. Mi sono fatta fare un preventivo. Il mio preventivo è sui 4.500. E ovviamente non avevo intenzione minimamente di pagarli tutti insieme. A, perché non ce li ho. B, perché comunque cioè, i costi così alti solitamente si rateizzano. Mascara messo, adesso vado a mettere un po' di illuminante, se lo trovo. E metto questo qui di Becca, mi piace un casino, è il Moonstone. L'ho preso in un kit a Natale, se non mi sbaglio, e vado a metterlo sia appunto all'angolo dell'occhio sia sotto il sopracciglio. E quindi niente, ho chiesto una rateizzazione del pagamento, un finanziamento, e all'inizio il finanziamento non è passato. Infatti, sempre in quella settimana in cui stava succedendo tutto, che stavo pensando tutto, avevo anche questo pensiero e pensavo che fosse per il mio contratto, per il mio stipendio, non lo so, cioè per le cose normali per cui di solito non ti passano un finanziamento. Invece, non me l'avevano passato per un fatto che non ho uno storico dei pagamenti, cioè non ho uno storico a livello di finanziamenti. E che mi ha lasciato molto perplessa, cioè io non sapevo di questa cosa. Io ho 23 anni e penso che tante come me a 23 anni non abbiano ancora aperto un mutuo, un finanziamento, qualcosa del genere. Quindi perché non farmi aprire primo su una cifra comunque irrisoria? Nel senso che solitamente i finanziamenti magari li fai per la macchina, il mutuo per la casa, cose importanti, cioè. Stiamo parlando di un finanziamento di 4.500 euro, non sono molti soldi. E boh, alla fine la ragazza che lavora lì, super gentile, super carina, ho trovato uno studio davvero con un sacco di ragazze super gentili. Se vi interessa sapere qual è, se abitate vicino alle mie parti, scrivetemi qua sotto che se volete vi lascio il nome del posto perché davvero è top. Ovviamente non mi pagano per dire queste cose, anzi sono io che pago loro, però sono. Cosa sto facendo? Devo ancora finire la base. Io parlo ogni volta, parlo, mi perdo via. Vado ad utilizzare la mia solita palette, cioè questo qua è un video proprio easy, non ho neanche cercato cose nuove che ho preso, sto usando le mie cose preferite che sto usando sempre, che amo follemente, quindi niente. E quindi la mia prima gioia in questo 2020, dopo solo grandissime sfighe, è che farò l'Invisalign. Spero di arrivare alla fine e avere. No, ho perso un pezzo. E avere un ottimo risultato perché è una delle cose che più aspetto da anni. Io volevo mettere l'apparecchio alle medie, poi alle superiori mi sentivo troppo grande per metterlo. Quello fisso, 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 trovo che sia orribile e mi sarei odiata per tanto tempo, quindi sarebbe stata una cosa che probabilmente non avrei finito, avrei mollato dopo 2 mesi perché psicologicamente sarebbe stata troppo pesante. So che può sembrare una cavolata, cioè ci sono cose ben peggiori nella vita, ne sono pienamente consapevole, soprattutto in questo momento, però
Se posso scegliere, scelgo di non farlo, piuttosto mi tengo questo difetto, ma un anno o due con quella cosa in bocca non sarei riuscita a sopportarli. Io ammiro tanto le persone che riescono, ci riescono, però adesso siamo nel 2020, ci sono queste nuove possibilità, perché non sfruttarle? Tra l'altro a livello di prezzo mi costa anche meno, quindi top. È un po' più sbatta perché bisogna toglierlo quando si mangia, bisogna lavarsi 3 miliardi di volte i denti, però poi vi aggiornerò, vi terrò insieme a me in questo percorso, ovviamente. Sì, ma io proprio oggi ho già posso fare, ho dimenticato anche di mettere il correttore, guardate che occhiaie che ho, ho proprio dimenticato tutti i pezzi. Ve l'ho detto che sarebbe stato un video un po' più di parlare piuttosto che truccarsi, perché davvero mi sono truccata veramente male a caso e non facciamoci caso. Direi che a questo punto, dato che ho le labbra strasecche, tra l'altro non ho fatto scrub, ho dimenticato di mettere burro cacao all'inizio, cioè tutto non ho fatto, vado a mettere questo rossettino qua di Becca. Sempre appunto la confezione di Natale era questo rossettino con quell'illuminante. No, raga, questo rossetto mi sta orribilmente proprio. Ahia. Toglierò così molto a casa. Vado a prendere un burro cacao, aspettatemi un attimo. Ok, ho trovato questo qui di Lanolips che fa sia da idratante che da illuminante, dà un pochino di colore alle labbra. Questo è l'effetto, è super 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 naturale, a parte un po' di colore che era rimasto sotto, ma ho le labbra devastate e giuro che dopo vado a farmi uno scrub. E quindi niente ragazzi, io concludo questo video augurandovi un buon 2020, sperando che tutto questo finisca il più in fretta possibile e che, egoisticamente parlando, anche le mie sfighe personali finiscano il più presto possibile. Non vedo l'ora davvero di tornare a uscire, di farvi i video haul, perché io ho già comprato qualcosa e magari ora che riuscirò a fare un haul, queste cose non le venderanno neanche più e mi dispiace. Però, ragazzi, dobbiamo stare a casa, anche se i negozi sono aperti, non uscite. So che è una cosa veramente stupida lasciare aperti i negozi e bar e poi chiedervi di non andarci, ma stiamo a casa, più tutto finirà in fretta e meno rischiate di ammalarvi. È una cosa seria e non è una malattia proprio così leggerina. Quindi niente, fatemi sapere qua sotto se avete altre idee video da fare in casa, ovviamente, così da tenervi compagnia in questa quarantena. E noi ci vediamo non so quando, ma il più presto possibile con un nuovo video. Ciao!